Buon pomeriggio amici noi SF1, benvenuti al quarto appuntamento di Formula Fan, con me ci sono Gian Maria Lera e Matteo Pisani. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a Ciao. tutti. Ciao a tutti. Anche questo weekend saremo in gara, infatti appunto in questo weekend, secondo weekend di maggio, si correrà, il Gran Premio di Spagna. Gian Maria, ci presenti la pista? Certo. Allora, il circuito di Barcellona è diventato ormai un classico del calendario di Formula 1, non solo per il Gran Premio di Spagna, ma anche per i test che vengono disputati praticamente da 10 anni su questa pista, solo quest'anno non si sono disputati qui. Il Gran Premio di Spagna però è un evento storico del calendario di Formula 1, già negli anni 50 si disputò per la prima volta sul circuito di Pedralbes, poi negli anni successivi è andato per altri circuiti come quelli di Jarama, di Montjuïc, di Jerez. E dal 1991 quello di Barcellona. Quella del 2021 sarà la 30ª edizione a Barcellona del Gran Premio di Spagna e il pilota con più vittorie in generale dell'evento del Gran Premio di Spagna è Michael Schumacher con 6 vittorie, mentre il team con più vittorie a quota 12 è la Ferrari. Da un punto di vista tecnico, il circuito possiamo descriverlo come un circuito completo e appunto per ripetersi è un circuito tecnico per i piloti perché appunto ci sono una grande varietà di curve, curve ad alta velocità come curva 3 ma anche curva 9 che lo scorso anno è stata effettuata in pieno, curve di media velocità come curva 1 che abbiamo appena visto oppure oppure le curve 7-8 e anche curve a bassa velocità come la chicane finale che porta poi al rettilineo di partenza. Un rettilineo che è molto lungo, un rettilineo di 1 chilometro circa, anzi oltre 1 chilometro, e che fornisce l'unica vera opportunità di sorpasso del circuito. Per quanto riguarda il carico necessario su questa pista, essendoci un solo rettilineo, sì è vero molto lungo, ma comunque l'unico rilevante del circuito, l'assetto da utilizzare per questo evento è un assetto, è un carico, diciamo, a carico medio-alto oppure alto. Per avere appunto la migliore velocità possibile nelle tante curve del circuito spagnolo. Dall'altro lato bisogna aggiungere che quest'anno sono state effettuate delle modifiche molto importanti al circuito, una modifica a curva 10 che non sarà più, come dire, non sarà più quella curva a sinistra, diciamo, con una frenata molto 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 forte che taglia, diciamo, in un certo senso il circuito, ma si torna a quello che era il layout originale di quella curva, ossia una curva molto ampia che allungherà di una ventina di metri il giro e quindi porterà una frenata più ritardata perché la curva appunto è molto più ampia e potrebbe anche permettere ai piloti di seguirsi meglio perché è una curva dove la carreggiata è più ampia e la possibilità di utilizzare traiettorie differenti è maggiore. Bisogna dire anche che, passando al lato gomme, che il circuito di Barcellona è molto molto demanding sulle gomme, quindi richiede molto agli pneumatici. Lo scorso anno, nonostante come quest'anno siano stati portati gli pneumatici più duri della gamma, quindi C1, C2 e C3, Hamilton ha vinto effettuando due soste con una strategia soft media-media e quindi appunto il circuito è veramente, veramente pesante sulle coperture. Vedremo se quest'anno sarà così perché le temperature saranno più fredde.
ci sarà appunto un cambiamento di layout che porterà ad avere una frenata meno dura in curva 10, anche se in generale comunque le frenate del circuito restano molte e molto dure in alcune circostanze. Per il resto, il circuito appunto principalmente sulle gomme è duro dal punto di vista della spinta laterale che abbiamo in curve come curva 3, curva 4 e curva 9, che sono veramente, veramente molto, molto difficili e porteranno le gomme Pirelli allo stremo. Sì, esatto, Gianmaria, come hai già anticipato tu, lo stesso Mario Isola infatti ha rilasciato in un'intervista, ha dichiarato in un'intervista che appunto nonostante quest'anno si correrà diciamo in un clima più primaverile, ricordiamo che lo scorso anno era il 16 agosto, sarà molto importante la temperatura nella scelta appunto delle varie scuderie. Matteo, invece volevo sapere da te che gara ci aspetta domenica? Questa è una bella domanda perché domenica scorsa a Portimão abbiamo visto un po' la Mercedes tornare a fare la Mercedes perché in gara, sebbene la Red Bull fosse comunque vicina più o meno una volta nella prima parte di gara, invece nella seconda parte di gara abbiamo visto la Mercedes facilitata anche dalle temperature e dalla mescola dura prendere il largo con un Hamilton strabiliante che si è saputo riscattare dall'errore di Imola. Quindi anche quest'anno mi aspetto una Mercedes molto competitiva in Spagna e qui la grande incognita sarà appunto la Red Bull perché bisogna continuare a segnare punti pesanti sia per i costruttori ma soprattutto per i piloti se Verstappen vuole continuare a lottare con Hamilton. Ma in Spagna servirà veramente una Red Bull eccezionale per poter battere questa Mercedes. Ecco, ha anticipato un tema di cui avremo parlato dopo. Chiedo per entrambi, non so se avete visto che domenica, come nuovo inviato Sky, c'è Nico Rosberg, che commenterà insieme al resto della crew Sky, e gli hanno fatto una domanda fondamentale. Che tipo è Lewis? Lui che ha avuto modo di lavorare sia di fianco a Michael Schumacher che appunto Lewis Hamilton. E Nico Rosberg ha sostanzialmente criticato Verstappen perché a suo avviso commette ancora troppi errori per poter essere da mondiale, per poter lottare contro questo Hamilton che è ancora al massimo della forma. Voi che pensate? Allora, chiamare errori quelli che ha commesso in quest'ultimo weekend mi sembra un po' duro nei suoi confronti, sono state più che altro delle piccole sbavature, diciamo, l'andare fuori dai limiti della pista sia in qualifica, quello forse è stato l'errore più grave, però anche lì, ho già detto l'ultima volta, è un po' una roulette russa quella dei track limits, quindi è veramente... veramente difficile anche per i piloti a volte restarci dentro e poi anche quello che è successo all'ultimo giro in gara. In generale quest'anno Verstappen non lo vedo così inferiore a livello di errori, diciamo l'errore più grave se vogliamo quest'anno lo ha commesso Hamilton ad Imola e poi si è riscattato bene. Anche Verstappen quando ha commesso errori si è riscattato bene, anche questo weekend è arrivato secondo, ha massimizzato il risultato, quindi secondo me Verstappen è maturato molto nell'ultima stagione, nelle ultime due stagioni e adesso potrebbe veramente diventare una minaccia per Lewis, perché quando non arriva primo, diciamo quando non ha la macchina per vincere il Gran Premio, lui comunque riesce a massimizzare il risultato. Lo stesso fa Hamilton, lo sappiamo, però ecco, il primo che commetterà un errore poi potrebbe quello essere il momento chiave del mondiale, cioè quando uno commetterà un errore dal quale non può più rifarsi, ecco. Sì, anch'io seguo quello che ha già detto Gianmaria. Quest'anno, almeno fino ad ora, Verstappen di errori, a parte
quelli riguardanti i track limits, sinceramente ho visto un pilota più maturo, almeno nella guida, rispetto al passato. Se guardiamo a 2 anni fa, dove 2 o 3 anni fa, dove sbagliava una gara su due, commetteva errori anche pesanti, sicuramente Max ha fatto dei passi, dei notevoli passi in avanti, perché la velocità pura non gli è mai mancata. Parliamo comunque di un pilota che proprio qui in Spagna vinse nel 2016 alla gara d'esordio con la Red Bull. Vero che si suicidarono le due Mercedes, però comunque finì la gara davanti a Raikkonen e Vettel, che insomma non sono proprio i due rookie. Sì, Rosberg non l'ho capito sinceramente in cosa volesse intendere con queste dichiarazioni. Poi magari Verstappen nelle prossime gare le sbaglia tutte, non lo so, però fino ad ora, come proprio ha detto Gianmaria, l'errore più grave l'ha commesso Hamilton. Probabilmente Rosberg voleva insomma un po' spronare Verstappen, anche perché Rosberg è uno che sa bene come si batte Hamilton, è l'unico fino adesso che l'ha battuto, e probabilmente ci è riuscito anche grazie a questi giochi, insomma, un po' di parole, riuscendo a entrare nella testa di Lewis, a distrarlo a tal punto da fargli commettere tanti errori e vincere quindi il campionato. Ragazzi, volevo commentare con voi la situazione della Ferrari. Diciamo che in Portogallo abbiamo assistito a un passo indietro della Ferrari. Io volevo leggervi questa dichiarazione di Binotto. Binotto ha infatti dichiarato, rispetto alla strategia utilizzata per Sainz, che si è trattato di un errore di ambizione. Voi come avete valutato queste dichiarazioni del team principal Ferrari? Io allora, sinceramente ho visto, scusa Gianmaria, ho visto le persone dividersi parecchio in seguito a queste dichiarazioni. C'è chi dice, Binotto non capisci nulla della colpa ai piloti, e altri come me che hanno visto, magari sarò troppo ingenuo io, ma mi è sembrata una missione di colpa, nel senso abbiamo provato a fare una strategia che alla fine non ha pagato, siamo stati, come ha detto lui, troppo ambiziosi e via. Io sinceramente preferisco, per la situazione in cui si trova la Ferrari attualmente, ovvero un anno di passaggio per quello che sarà il 2022 con i nuovi regolamenti, ben vengano queste ambizioni. Se si deve provare qualcosa di diverso, visto che non c'è nulla da perdere, proviamolo quest'anno. Quindi la performance della Ferrari è stata senza dubbio deludente, perché anche Leclerc ci si aspettava qualcosa di più. Abbiamo visto la Ferrari parecchio in crisi con le medie, e Leclerc ci è riuscito a mettere una pezza, Sainz invece no, perché ha subito particolarmente questo degrado delle gomme. Quindi sinceramente nelle parole di Binotto non ci ho visto nulla di accusatorio verso piloti o altro, mi è sembrata, ripeto, sarò troppo ingenuo io, però mi è sembrata una persona che si è presa le responsabilità di tutti, non le ha accollate a nessuno. Allora, a me sinceramente, anche a me come a Matteo, non hanno fatto, diciamo, arrabbiare le parole di Binotto. Sono parse parole che si dicono sempre al termine di un evento che non è andato bene. Forse errore di ambizione è stata un po' una definizione che non mi è piaciuta, perché insomma l'ambizione generalmente dovrebbe essere qualcosa di positivo, soprattutto quando ti trovi a combattere contro una McLaren che è insomma un team molto forte, molto in crescita, e tu vieni dalla stagione che hai effettuato nel 2020, dove eri indietrissimo, ambire a sorpassare una McLaren con una strategia forzata, una strategia ambiziosa appunto, non è un errore, non dovrebbe essere considerato un errore, dovrebbe essere considerato un tentativo che poi, col senno di poi, non sarebbe dovuto fare.
Però comunque non si dovrebbe prendere, ecco, così negativamente. La strategia si è rivelata sbagliata, ma succede, come succederà, come si è rivelata sbagliata la strategia della Red Bull con Perez, come si è rivelata sbagliata, la strategia della Mercedes con Bottas, che è andato ai box, troppo presto, lo hanno detto loro stessi. Quindi ecco, secondo me ci vuole più pazienza in ogni ambito, sia in Ferrari ma anche per gli altri team, perché non è che si diventa, da che si era un team in crescita, discreto, nelle due gare precedenti, si diventa un team di somari dopo Portimão. È stato fatto un passo indietro rispetto alle prestazioni precedenti, sì, ma non è stato fatto un disastro, ecco. È stato sbagliato, è stato fatto un tentativo con Sainz, è stato sbagliato, ma ci prendiamo le nostre responsabilità e andiamo avanti. Questo è quello che secondo me intendeva Binotto e non c'è niente secondo me da puntargli, ecco. Anche perché Bene. Norris non avrebbero mai potuto sorpassarlo o perlomeno avvicinarsi sul passo gara, perché aveva nettamente un altro passo rispetto alla Ferrari, quindi tanto vale provare così, insomma. Esattamente. Ragazzi, invece, a proposito di Bottas, si parla molto di un caso Bottas. Tra l'altro, vi anticipo che ho letto proprio questa mattina che dall'Inghilterra pare sia certo il suo addio alla Mercedes per il prossimo anno. Dovrebbe lasciare il posto a Russell, che diventerà quindi in tutti gli effetti il nuovo compagno di squadra di Lewis Hamilton, anche se Lewis Hamilton sappiamo bene non ha ancora insomma, un contratto per il prossimo anno. Ragazzi, Bottas ha fatto 17 pole non riuscendo a concretizzare a totali, cioè corrispondenti vittorie. Che succede a questo ragazzo? Beh, è un pilota molto forte in qualifica, perché fare 17 pole, se non mi sbaglio, è a pari merito con Jackie Stewart, quindi non un nessuno, vabbè che ai tempi si facevano meno gare, però ha fatto 5 vittorie, che no, più o meno mi sembra, Sì. non sono sicuro, che sono pochissime rispetto al numero di pole, quindi. È un pilota che in gara si scioglie, l'abbiamo visto, non ha il ritmo, non ha il passo di Hamilton nella maggior parte delle circostanze, ma non ha neppure quello di Verstappen, e l'abbiamo visto molte volte anche l'anno scorso, che Verstappen con una macchina inferiore è riuscito a stargli davanti. Per poco non gli sta davanti anche nel mondiale Verstappen lo scorso anno. Quindi è così purtroppo, ecco, purtroppo. Nella logica della Mercedes, Bottas ha giocato il suo ruolo perfettamente negli ultimi, quanti sono, 4 anni, 5 anni, però adesso hai fatto un investimento su Russell, e Russell lo devi portare in squadra, e io credo che il sacrificato in questo caso sarà proprio Bottas, perché Hamilton pare voglia continuare, e Bottas secondo me ha un po' fatto il suo tempo e andando avanti in questa stagione, rischia, qualora dovesse continuare a fornire prestazioni non all'altezza, rischia di costare alla Mercedes punti, a Hamilton punti nel Mondiale Piloti e alla Mercedes nel Mondiale Costruttori, soprattutto se Perez continuerà a crescere come sta facendo in Red Bull. Sì, anch'io sono d'accordo con Gianmaria. Bottas ormai da un paio d'anni a questa parte in particolare è veramente sottotono. In qualifica, la qualifica è sicuramente il suo punto di forza, ma anche domenica, appena ha visto Hamilton negli specchietti, è letteralmente crollato a livello di passo, a livello di gestione gara. Lo abbiamo visto proprio letteralmente crollare, quindi credo, in realtà lo pensavo anche già lo scorso anno, ma credo sia veramente arrivato il momento di portare Russell in Mercedes, anche perché dalle dichiarazioni di Hamilton sembra, come ha detto Gianmaria, che lui voglia continuare, visto che
si è anche offerto volontario per fare i test ad Imola con la Pirelli, è una cosa che non aveva mai fatto prima, quindi anche questo è un fattore in più che ci lascia pensare che nel 2022 vedremo la coppia Hamilton-Russell. E sicuramente ne vedremo delle belle, cioè saranno scintille. Tanta roba. Non dico che torniamo all'epoca di Rosberg, però potrebbe essere complicato gestirli. Volevo anche dirvi che Bottas è addirittura dietro Lando Norris in classifica. Vi leggo questi dati. Lando Norris nel 2019 dopo tre gare aveva 8 punti. L'anno scorso 26, quest'anno 37. Sicuramente la McLaren è in crescita, ragazzi, assolutamente. Ma quanto è cresciuto Lando? Tantissimo, è incredibile. Secondo me in questo momento ci sono tre piloti che sono totalmente su un altro pianeta rispetto agli altri, che sono Verstappen, Hamilton e proprio in questo momento, non dico in generale, Norris, perché sta facendo un lavoro incredibile. Riesce sempre a massimizzare il risultato con la macchina. Sabato in qualifica non ha fatto il suo meglio, l'ha detto lui stesso che sarebbe potuto arrivare quarto in qualifica, quindi magari non è perfetto ovviamente come tutti i piloti, però veramente mi sta facendo impazzire in questo inizio di stagione. È stato veramente uno dei migliori piloti del circus. Sono veramente finiti gli aggettivi per descrivere il suo inizio di stagione. È veramente veramente incredibile e sta distruggendo un Ricciardo che sembra continuare un po' a fare fatica ad inserirsi nella McLaren, e questa è una cosa che non mi aspettavo assolutamente all'inizio stagione. Sì, seguo quello che ha detto Gianmaria, perché Norris ha avuto veramente un inizio di stagione esplosivo, perché finire in tre gare, terzo, quarto e quinto, comunque è un risultato straordinario. Al netto appunto di quelle che sono le difficoltà di Ricciardo, al quale però spezzo non una lancia ma una mezza lancia a favore. Ancora deve adattarsi alla McLaren. Portimao non è una pista semplicissima, insomma, per prendere confidenza con una monoposto, quindi non giustifico la performance in qualifica, perché quella lì è stata indegna, insomma, uscire nel Q1 è un po' così. Però in gara comunque si è reso autore di una buona rimonta e siamo sicuri che riuscirà a sbloccarsi presto nelle prossime gare, magari già in Spagna, chi lo sa. Ragazzi, volevo anche chiedervi un po' un parere in generale sulla Aston Martin. Abbiamo visto che Sebastian Vettel è riuscito nel sabato di qualifiche a piazzarla in Q3, però per il resto male malissimo. Lance Stroll addirittura 17° in qualifica. Che opinione avete? Non hanno ritmo, non hanno velocità proprio. Sono la settima forza del mondiale in questo momento, a volte anche l'ottava, perché l'Alfa Romeo è sembrata più forte questo weekend. Quindi sì, c'è veramente poco da dire su di loro. In questo momento sono crollati in una spirale di negatività, sembra, dalla quale non riescono a uscire, e gli upgrade sulla macchina di Stroll sembrano non aver funzionato, tanto che Stroll è arrivato dietro a Vettel in gara, mi sembra, sì. In Portogallo. Non lo so, mi sembra veramente un team in difficoltà, e ho paura per i vari Safnauer, eccetera, che Lawrence Stroll cominci a bussare alla porta e a minacciare, diciamo, dei provvedimenti, ecco, perché non è accettabile. Questo è un team che doveva lottare per i podi in maniera costante quest'anno, forte della sua partnership, tra virgolette, con la Mercedes, e invece vediamo un team in difficoltà, un team che fatica a uscire dal Q1. E è veramente, veramente un mistero il perché siano arrivati così indietro, siano crollati così tanto, anche se loro imputano il tutto al cambio di regolamento che avrebbe sfavorito le vetture con il rake meno pronunciato, quindi
l'Aston Martin, la Mercedes, eccetera. Però il crollo è stato veramente vertiginoso, quindi non saprei veramente da dove cominciare con l'Aston Martin. Matteo, prima di rispondere, ho una domanda più precisa per te. Volevo chiederti Dimmi. se pensi che Sebastian Vettel avrebbe secondo te firmato consapevole di tutte queste difficoltà, considerando che lui non aveva altre opportunità. L'alternativa sarebbe stata il ritiro. Credo che tutti, Vettel in primis, si aspettassero di più da questa Aston Martin, perché nessuno se la sarebbe aspettata così indietro dopo la stagione dello scorso anno. Come ha detto di nuovo Gianmaria, avrebbero dovuto lottare quest'anno per il podio con una discreta costanza, quindi le performance fino ad ora sono state terribili. Da giocarsi il podio ad ogni gara, a vincere una gara l'anno scorso con Perez, a giocarsela con la Alfa Romeo quando va bene, perché spesso sono anche dietro. E quindi veramente mi sembra un team che forse non ha al suo interno non parlo di piloti, ma di organico vero e proprio. Credo sia un team che forse non ha le personalità giuste per crescere e remare verso la giusta direzione in Formula 1. Volevo anche chiedervi dell'Alpine. Che crescita hanno avuto? Vi è piaciuta la gara di Fernando? Fernando, Ottimo. Fernando è sempre Fernando. Anche l'Alpine è resuscitata questo weekend, dove io ero il primo ad aspettarmi un weekend totalmente in salita per loro. E invece mi hanno prontamente smentito con un'ottima prestazione sia di Alonso, che ha fatto una bellissima rimonta, ma anche di Ocon. Quindi non so se sbilanciarmi e dire continueranno così, perché conosciamo anche le pietre, conoscono i limiti della loro monoposto. Però vediamo un po' come andrà in Spagna, dove sinceramente non me li aspetto così competitivi come a Portimão, ma mai dire mai. Mi hanno smentito una volta, magari faranno anche la seconda. Credo che le loro prestazioni, scusate se vi interrompo, sono state così buone per via della pista proprio, perché lo ha detto anche Ocon, la pista un po' li favoriva, quella di Portimão, e soprattutto hanno funzionato abbastanza bene gli upgrade che hanno portato ad Imola. Quindi, non so, potrebbero anche magari mantenere questa forma a Barcellona, perché appunto il pacchetto dovrebbe essere molto simile, o magari porteranno addirittura altri aggiornamenti. Sappiamo che Barcellona è molto spesso la prima tappa in cui si portano aggiornamenti pesanti. Quindi non lo so, potrebbe essere un team da tenere d'occhio, anche se io me l'aspettavo sinceramente più concentrata sul 2022, quindi non lo so, magari potrebbero fare una prima parte di stagione interessante in crescita per poi plafonare verso fine stagione, perché anche loro, come la Ferrari, puntano tutto sul 2022. Sia Alonso che Ocon si sono sbilanciati abbastanza sul progetto dell'anno prossimo, e quindi non vedo come l'Alpine possa continuare questa crescita per tutto l'anno, ma magari per la prima parte di stagione potremo vederli costantemente nella zona punti. Diciamo ragazzi che un po' tutti nelle interviste, a cominciare da Binotto, hanno infatti dichiarato che da Barcellona avremo anche un quadro più generale di quelle che sono, insomma, le potenze in pista, quindi sapremo bene chi sarà in testa e chi invece avrà, insomma, più fatica. Volevo chiedervi infine dell'Alfa Tauri. Volevo chiedervi, abbiamo notato una tendenza: in qualifica vanno fortissimi, soprattutto Gasly, e poi in gara tendono un po' a crollare. Ditemi qualcosa. Allora, io sinceramente non l'ho notata questa tendenza, nel senso che più che altro sono stati errori oppure Ok. comunque avvenimenti fuori dal loro controllo che hanno un po' modificato il risultato finale, che poi è andato
che poi è andato contro di loro. A Portimão proprio non avevano il passo né in qualifica né in gara. Tsunoda è stato eliminato nel Q2 Gasly, se non mi sbaglio, ha fatto nono in qualifica e decimo in gara. Quindi Sì. a Portimão erano proprio più lenti. Però comunque ad Imola hanno sbagliato completamente la strategia a inizio gara con Gasly. In Bahrain Gasly ha commesso un errore, però Tsunoda in gara è andato fortissimo. Quindi non lo so. L'Alfa Tauri bisogna ancora aspettare, secondo me, di vedere una gara pulita, ecco, da parte loro, e poi potremo veramente giudicarli. Sì, mi associo a quanto detto da Gian Maria, l'Alfa Tauri è un po' Dottor Jekyll e Mr. Hyde in questo avvio di campionato. Vediamo un po' come si comporteranno a Barcellona, perché io da loro mi aspettavo una super performance ad Imola, che non è arrivata, anche anzi direi soprattutto a causa di quella strategia pazza su Gasly di farlo partire con le full wet, veramente inconcepibile. E vediamo un po' anche per quanto riguarda loro questo weekend come si metterà. Volevo farvi un'ultima domanda su Mazepin. Ditemi, che ne pensate? È difficile. Ha preso un secondo da Schumacher, ragazzi. Un Magari un minuto. minuto, No, scusami. vabbè, è un classico, tra virgolette, pay driver, però non è a livello né di Latifi né di... almeno è ancora un rookie, quindi aspettiamo. Certo. Sicuramente non è a livello di Stroll. Io diciamo che sono tra virgolette grato a Mazepin per aver salvato l'As, perché probabilmente non avremmo visto l'As in pista quest'anno se non ci fosse stato lui. Però, mamma mia, tanti errori, tante... E poi dimostra anche di essere veramente uno che è arrogante, e mi fermo qui perché potrei diventare volgare, però veramente... dimostra veramente di essere uno a cui non frega niente degli altri in pista. L'abbiamo visto con Giovinazzi ad Imola, dove ha fatto una sciocchezza totale. Quindi, sì, questo è il giudizio. In Formula 2 non era neanche andato così male, perché aveva finito quinto in campionato, però veramente ha cominciato malissimo la sua avventura in Formula 1. Ma anche in occasione del doppiaggio di Perez, che si è preso quella penalità veramente assurda, stava per centrare Perez praticamente, che era primo. Quindi io veramente non so cosa pensare, cioè vado veramente in difficoltà. Sicuramente ha salvato la AS e siamo tutti contenti. Però spero non vada a costare ancora di più, visti i danni che combina, perché sennò per il team di Gin sono dolori. Ragazzi, volevo anche dirvi che c'è stata questa mattina la comunicazione rispetto al pubblico a Monte Carlo. Sono previsti 3.000 persone per il venerdì, 7.500 sabato e 7.500 domenica 23 maggio. Stiamo cercando quindi di tornare alla normalità. È una buona notizia per la Formula 1 questa. Sì, senza dubbio. Sì. Speriamo di gradualmente di cominciare a, ovviamente restando, dipenderà poi da paese a paese, con le Certo. regole sanitarie di ogni paese, però speriamo veramente di tornare alla normalità, perché andare in autodromo è sicuramente è un'esperienza unica, che insomma... Guardare il Gran Premio da casa e vedere le tribune vuote anche un po' intristisce. Quindi speriamo veramente che gradualmente si riesca a tornare alla normalità. Chissà, poi magari a settembre anche Monza potrà essere, dubito che sarà aperta a tutti con le tribune piene, però speriamo che sia almeno in parte popolata dai tifosi.
Sì, se si può andare in autodromo in sicurezza, e io sono convinto che con la giusta organizzazione si può, ben venga, perché è giusto che si torni in autodromo a vedere le gare dal vivo, perché, come detto prima, se ci si può organizzare per bene, si può farlo in totale sicurezza. Certo. Ragazzi, io vi ricordo gli orari per il weekend. Sabato le qualifiche sono alle 15 e anche domenica la gara è alle 15. Vi ringrazio Gianmaria, ti ringrazio Matteo e vi Grazie invito a a voi, iscrivervi ragazzi. al nostro canale YouTube. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.